Ciao a tutti e benvenuti o bentornati in un nuovo Vlogmas. Oggi è 13 dicembre, tra l'altro oggi è Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia, quindi da domani le giornate si riallungano di poco, poco, poco al giorno. Dai! Io sono arrivata al lavoro e ho scoperto che mi sono portata la videocamera, ma non ho portato la scheda SD che è rimasta nel computer, quindi oggi vloggerò con il telefono. Che dobbiamo fare? Niente. Allora, sono un po' stanchina oggi perché comunque ieri alla fine sono andata a dormire che era l'una e mezza, stamattina mi sono svegliata per editare, quindi però sarà una giornata abbastanza tranquilla, nel senso che ovviamente ora mi aspettano 8 ore di lavoro e poi quando stacco vado diretta da Leonardo, mi cambio, ci alleniamo, poi ceniamo e chill. Credo che continueremo a guardare Avatar, dato che appunto non abbiamo più avuto modo di continuarlo. E niente, oggi c'è un tempo orribile. Guardate qua, bellissimo. Il mio alberello tutto storto perché la base è rotta e quindi si appoggia alla finestra, patato. E niente, inizio a lavorare perché se no qui veramente la voglia passa. Allora, io ho staccato e sono arrivata adesso a casa di Leonardo che vedo il garage aperto, quindi si sta allenando. Adesso vi faccio vedere la maniera, diciamo, pacata e sobria con cui si allena Leonardo. Poi vado su, mi cambio e scendo ad allenarmi anch'io. Allora, sicuramente lo potrete sentire già da lontano, ma ora facciamoci più vicini, amici. Ciao, Paciù! Non mi chiamavano già la della 90 senza un'eurinta. Ok, io mi sono cambiata, mi sono messa questa felpona di Leonardo sopra perché fa freddissimo, quindi finché non mi scaldo ho freddo. E lì c'è piccolo stalker. Che mi odia! È vero che mi odi, dillo adesso che siamo solo io e te. Madonna, però sei così carino! Ti darei tutti i bacetti se solo te li facessi da. Appresso, pago sotto tortura, confesso. Funerali previsto, confetto. Bless you, Wild Boys. Parto, Dark Noise. Castro. Allora, noi, ma ti sei fatto da un bacetto? Allora me va un po' bene. Ti vai a struccare con me? Bravo! Bravo, vai! Di mercoledì. Allora, dicevo, oddio, questa che vedete, scusate, è la testa di Leonardo. Pensate se la faccio cadere. Va bene. Noi ci siamo allenati. All'avventura, il pippetto va e mai paura non ha. Curioso e piccolo, il pippetto va all'avventura, il pippetto va e mai paura non ha. Bravo! Giù!
Io mi fai struccare il pettolino. Possiamo fare un discorso? Ma io volevo dire, io all'avventura. Bravo, bravissimo, bravissimo, il pipetto della casa. Il pipetto va all'avventura. Ma ti piace il fazzolettino? Questo è un remix. Giusto. Dicevo, vabbè, terremo Pippetto di sottofondo. Noi ci siamo allenati. Allora, a parte il momento karaoke di Pippetto, vi stavo dicendo appunto che me becchi se t'allontano. Noi ci siamo allenati. Io adesso mi sono fatta anche una bella doccia calda. Ho messo la felpona da casa, quella a renna che mi arriva da Shein. Adesso si sta facendo la doccia Leonardo. Io ne ho approfittato per struccarmi. Poi dobbiamo andare ad apparecchiare. Che torna. Così quando torna la mamma di Leonardo facciamo trovare apparecchiato. Stasera siamo soltanto noi tre perché Ludo è in vacanza. È Edimburgo da una sua amica. E Marco, il papà di Leonardo, anche lui è in vacanza, sta sulla neve, sciando. Ma tu sei proprio un Pippetto Leone, perché sei nato ad agosto e sei egocentrico come un leone, tu. Come il tuo padrone, che in realtà è la tua mamma. Vabbè, volevo solo dire una cosa. Io sono disperata perché non trovo più le mie amatissime salviettine Laurella. Io le trovavo sempre dal cinese e mi ci trovavo benissimo perché quando vengo qui da Leonardo non mi metto a portare tutti i prodottini della skincare, quindi mi porto l'acqua micellare e mi strucco aiutandomi con una salviettina struccante. E niente, ho dovuto prendere queste qua di Licia, che non sembrano male, però quelle lì Laurella che trovavo dal cinese erano stupende. Un po' come il profumino Tesori d'Oriente, che una ragazza mi ha detto: Chiaretta, però non lo sponsorizzare perché poi non lo trovo più quel profumino. C'hai ragione, tesoro, però lo dovete provare, è buonissimo. Niente, io adesso vado ad apparecchiare, così Pippetto mi dà un po' di tregua, anche perché, come vedete, ha preso pieno possesso del canale. Ormai sei una star, tu lo sai? Con queste froce del naso, mamma mia, se ti acchiappo. E ci vediamo dopo. Andiamo a apparecchiare, vieni. Andiamo a apparecchiare. Anzi, guardiamo prima l'albero, che bello. Che bello. Che bello il Pippetto davanti all'albero. Tutti, allora, spazio temporale, praticamente ieri poi ho terminato il vlogmas e ho deciso di continuarlo anche oggi, ma non avevo la videocamera, quindi ho pensato, ci passiamo insieme la serata di oggi che è 14 dicembre e chiacchieriamo un pochettino, faccio vedere un pochino le cose che faccio, anche perché come novità volevo farvi vedere che ho fatto i capelli. Ora, non so se lo noterete perché, allora vi spiego un attimino cosa era successo, con l'arrivo, anzi l'avvicinamento dei 30 ho iniziato ad avere dei capelli bianchi qui e là, mo finché ne erano 2-3 così, vabbè, ci può stare, però poi qui erano proprio triplicati, cioè ne avevo tanti qua scavando, poi ho tantissimi capelli e quindi non lo so, io li vedevo
Però al tempo stesso a me piace molto il mio colore naturale. Dopo anni che avevo il biondo, che l'avevo comunque riempito di riflessi biondi, eccetera, non volevo assolutamente cambiare colore perché cioè, ci ho messo tanto per tornare al mio colore naturale. E quindi mi spaventava fare la tinta. Ho parlato con la mia parrucchiera e lei mi ha proposto appunto di fare un bagno di colore soltanto sulla base, perché effettivamente soltanto qui c'era il problema, ma non un problema tipo qua, era proprio sparso in questa zona, soprattutto qui, sulle lunghezze assolutamente niente. E quindi abbiamo fatto questo bagno di colore e io sono felicissima perché non so se riuscite a notare che il distacco non c'è. Cioè, proprio è molto simile al mio colore naturale, perché il mio colore naturale è un castano con tutti questi riflessetti rossi. Io, felicissima, li abbiamo anche spuntati, quindi adesso non ho più le doppie punte, perché c'è una ragazza che giustamente ha detto, ah, Iaretta, che non è che se tu tagli i capelli ti crescono di più, questa è una leggenda. No, mi sono spiegata male nell'altro video. Nell'altro video intendevo che quando mi si iniziano a formare le doppie punte, trovo un po' inutile non tagliarli, perché comunque non cioè, non mi crescono sani, continuano ad allungarsi, ma con queste doppie punte tutte così. E quindi preferisco tagliarli. Io lo faccio circa ogni 2 o 3 mesi, forse un po' più 3 mesi. Insomma, sono felicissima dei miei capelli, sono felicissima del risultato finale e quindi mo non c'ho più stanza che magari quando mi faccio la coda anche in palestra, boh, mi spuntano i capelli bianchi. Se può fare. Detto ciò, ora sono rientrata a casa, ho ancora da sistemare lo zaino della notte che porto quando vado a dormire da Leonardo. Poi mi devo struccare e aspettiamo Leonardo. Poi penso che continueremo a vedere Avatar, perché ieri abbiamo visto, diciamo, la seconda parte e adesso ci manca proprio la parte finale, che è la parte mia preferita in assoluto, dove poi c'è la battaglia, dove c'è una delle mie scene preferite che mi fa piangere, è quando praticamente lei gli dice a lui mentre stanno palesemente perdendo e Iwa ti ha ascoltato. Io, ragazzi, non lo so perché lì piango, perché cioè, vedo proprio tipo la natura. La forza della natura che si ribella con tutti questi rinoceronti che spazzano via tutto. E però mi fa anche piangere quando lei gli mette la maschera e lo coccola e lui gli dice: io ti vedo. Ah, piangerò stasera. E Leonardo lì tipo così. No, non è vero, perché ieri mi ha detto si sta facendo molto più avvincente. Capisco perché comunque gli piaccia, perché lui l'ha visto una volta soltanto quando è uscito al cinema, punto. Ma io dico, cioè, ma Avatar va visto e rivisto, o no? Tra l'altro sono super curiosa del secondo, però non abbiamo un momento per andarci perché sono giorni che non vi dico e abbiamo pensato di andarci a Santo Stefano, una scelta sbagliatissima perché avranno tutti questa pensata, però è l'unica fattibile. Comunque non mi perdo più in chiacchiere e mi metto a fare tutti questi cosini. Comunque, non mi ricordo se ve l'avevo detto, ma da Teddy ho trovato queste candele qui che sono fatte così. Costano soltanto 1 euro. Sono buonissime. Cioè, nel senso, non vi riempiono ovviamente tutta casa, ma la stanza sì. E per 1 euro. Questa è al cocco ed è squisita. Ne avevo presa un'altra alla torta agli agrumi e l'ho finita perché era talmente buona che l'accendevo sempre e mi è durata veramente pochissimo. E anche questa al cocco è molto buona e questa qui è gelato alla vaniglia, quindi ripeto, per 1 euro, se vi capita provatele. E niente, io adesso da quando ho il mio bel paletto santo, ogni tanto quando sto in stanza così me lo accendo. Non potete capire quanto mi piaccia il profumo che emana, ovviamente anche tutte le cose positive qua. Riempiamoci proprio la stanza di di questa positività. Però a parte quello mi piace perché sa tipo di bosco. A mio padre no, dice puzza di bruciato, ma mio padre capisce niente di queste cose, quindi lasciamolo parlare. Devo dire che ho da recuperare dei cioccolatini dei nostri calendari, perché oggi è 14 e io credo di essermi fermata al 12. No, addirittura anche l'11. Ho 11, 12, 13 e 14 d'aprile. Ovviamente, intanto li apro, ma non me li mangio tutti adesso. Anzi, prendo. Uno mi va ora. Perché
Quindi apriamo quelli del Todis, così ce lo mangiamo al momento. Poi quando viene Leonardo, se vuole, oddio, questo è a forma di casetta. Dicevo, quando viene Leonardo, se vuole, gliene do uno anche a lui. Che poi se adesso chiamassi mio padre, yuhu, sarebbe proprio il momento più bello della sua giornata, perché se c'è il cioccolato lui è sempre contento. Oddio, sto avendo difficoltà. Non vuole uscire. No, vabbè, guarda, no, questo è il più dolce che io abbia mai trovato. È stupendo. Merita, merita una storia. Assolutamente, perché è dolcissimo e lo dobbiamo immortalare. Però, dato che sono ispirata e ho anche un po' di tempo, vorrei scrivere i bigliettini di Natale e di compleanno che mi mancano, e poi anche quello per Leonardo. Risentiamo insieme il contributo audiovisivo. Lo adoro. E mi mancano appunto questi. Inizierò da questi di compleanno, sì. Iniziamo da questi di compleanno, poi facciamo questi qui per Natale e quello per Leonardo me lo lascio per ultimo. Quindi adesso mi metto qua con le mie candeline, la mia musichina tranquillina e mi rilasso. È un momento molto carino. È tornato il mio pato, che mo si va a fare subito la doccetta, e mi ha portato i calzini di Natale! Guarda che carini, con un pupazzetto di neve, li adoro. E mi ha portato anche un bambino di Natale dal mondo, quello che avevo fatto vedere nell'altro vlog. Quindi adesso lo apriamo e vediamo chi abbiamo trovato. Ma che carino, che è olandese, francese, no olandese, che cacchio dico, è francese, guardate che carino, dolcissimo. Adesso sentiamo ovviamente la canzoncina come da rito. Alla foto. Soft, ma mi fa ridere perché non si può mandare avanti. Posso dire che quella indiana era più carina. Vabbè, mamma, va bene tutto. No, 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 Giara, no. Grazie per il supporto. Non ti so dire che cosa sono riuscita a mandare giù, Giara. Ok, ho riempito anche la borraccetta per la notte. Ho preparato Avatar dal punto in cui ci eravamo fermati ieri. E niente, adesso Leonardo si sta lavando i denti, quindi poi aspetto che torna, così ce lo vediamo. C'è da dire che sono già le 10:30, perché abbiamo fatto un po' più tardi cenando, dato che Leonardo comunque è tornato tardi. E... però vabbè, dai, vediamo se riusciamo a finirlo. Lo cacchio di Avatar, ci abbiamo messo 3 volte per guardarlo finora, veramente 1 ora a volta. Vediamo, vediamo se riusciamo. Stiamo vedendo finalmente Avatar e siamo finalmente a letto. Puzzettolo, c'hai sonno? Un po'. Povero il mio patatello. Dai, che forse questa sera riusciamo a finire Avatar. Metti play, please. Ecco, parte di nuovo la barra. Pacio, te la tieni. No, mi dà fastidio, vuoi la togliere. Amore, però che pizza. Ma io che premo sei, solo questo, guarda. Evidentemente no, amore. Evidentemente non è che c'ho un dito che è boh, Beh. È così luminosa quella barra da fastidio. Dovresti proprio andare. Non mi devo rialzare, è colpa tua, perché spingi i pulsanti che creano le se cose. Se mi amassi lo faresti. Mamma mia, mamma mia.